scende piano. Venire qui ogni anno a noi è un destino. Pare che dentro ci chiami qualcuno. Facciamo l'inchino, ormai vi conosciamo ad uno ad uno. E vorrei ricordare, come ho fatto tutti gli anni, che questa è la festa della poesia estemporanea, ma è la festa anche di Pomonte. Infatti il contributo della gente qui. Vorrei presentarvi il presidente della Lega Italiana Poesia Estemporanea per un breve saluto, Elino Rossi. Buonasera a tutti, io dico due parole sole per darvi solamente un saluto. È arrivata la quinta edizione di questa festa. Vorrei iniziare con un personaggio che è venuto alla prima festa della poesia estemporanea e alla quinta festa è ritornato. Si chiama Staccioli, personaggio che viene da Cecina. Non so davvero come cominciare, mi sento, dico, disorganizzato, ma per la strada ci stavo a pensare, ma stasera io sono impreparato. 3 anni dico vi venni a trovare, ma quanta brava gente ci ho trovato. Lo dico a chi mi vede e a chi mi sente, mi garba il posto, mi garba la gente. Un uomo veramente competente in questo canto della poesia, basta solo una frase e qui si sente che anche un signore di gran cortesia. Adesso passiamo alla fase della zampogna. Ecco un canto, come sentite il nostro, abbiamo iniziato con un canto così a cappella senza strumenti, invece in altre zone, soprattutto nella parte laziale abruzzese, esiste ancora un canto accompagnato da strumenti. Ci sono varie melodie che vengono fatte dalla zampogna, non soltanto quindi serve per accompagnare le terzine. Queste melodie sono molto antiche. Una di queste, Pietro, è il canto della sposa, chiamata pure piagnedara o piagnereccia, perché rappresenta il pianto della madre per la sposa che abbandona la casa. E non ha tempo questo tipo di suono, sono una serie di accordi e senza alcun tempo. Sì, ma è importante proprio per questo, perché si rifà quindi a dei sistemi antichi di la più portare... arcaica. La più arcaica, forma molto, molto antica. Cominciamo in bellezza. Pietro. Thank you.
fatta con la zampogna. Grande, se avete fatto caso, l'ultima parte che ha un minimo di tempo, perché è la parte in cui parte il corteo nuziale, quindi tiene il tempo degli sposi che vanno alla chiesa, l'ultimo pezzetto. La zampogna accompagnava un po' tutta la vita di questo mondo agropastorale della zona di Amatrice, ma anche la zona razziale, la zona reatina. Ecco, questa è una forma, poi l'altra forma è quella di accompagnare le terzine, sempre con la zampogna. Abbiamo qui un grande artista, questo richiestissimo, abbiamo Pietro sul palco e Paolo. Dopo la mamma che manava il pianto, ritorna il canto e tutto il sentimento, porta allegria e non asciuga il pianto. Tutte le stelle del grande firmamento accompagnano stasera questo canto per festeggiarlo, questo lieto evento. Ho conosciuto in un incontro internazionale Vincent, un ragazzo eccezionale che canta con una voce bellissima, e mi sono detto: questo è il caso di portarla a Pomonte. Ci sono riuscito perché quest'anno è qui con noi. Vincent. Dove c'è l'amore regna non solo la pace, ma regna pure l'armonia. Sto parola tanta breve. Quattro lettere contiene. Quasi tutti la vogliamo, ma tante tante volte accade che da noi la distruggiamo. Nosotros no lo vamos a hacer a nuestra manera, como lo hacemos habitualmente en nuestra tierra, sentados tranquilamente improvisando, y vamos a improvisar de lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren sugerir algún tema, cualquier cosa, pero no hay por improvisar cualquier cosa. El amor. El amor. Vamos a improvisar al amor. ¿Cómo te llamas tú? Simona. Simona quiere que hablemos del amor. Este trovador hoy quiere, este trovador, a Simona con la fe. Da
la poesía. Sono nato dalle ottave, poi dopo andando avanti sono scritto altre poesie, ma questo non lo devo mai dimenticare proprio perché secondo me è stata la mia base. Allora, a Pomonte stasera in questa festa della Libe mi trovo ed ecco canto. Spero regni qualcosa alla mia testa che mi porta a ridire entro l'incanto. Il palpito che in fondo a ognuno resta e che sorga qui andando sacrosanto per dire grazie a tutti. Questa sera in pieno maggio, in dolce primavera. Grazie. Questa è la festa di Pomonte, perché tutta la comunità di Pomonte ci aiuta e sarebbe impossibile fare la festa se non ci dassero una mano. Ileno Mazzieri è una sorpresa veramente gradita, penso... anche da tutti voi, da noi moltissimo. Prima però Mireno Mazzieri, che viene da Monte Buono. Con tutti questi poeti mi sono quasi impaurito. Comunque ugualmente io ci provo.
venire a te l'invito per venire a conoscere un posto nuovo. Però ando con una parte di pubblico e gli sarò gradito. Che di poeti ne ho trovati un po'. Ci sono bravi e molto interessanti. Intanto vi saluto a tutti quanti. Di questo personaggio vi presento ora la signora Monaldi, che è una improvvisatrice, una donna improvvisatrice. Oggi non se ne trovano più, noi siamo riusciti a trovarla, viene da Civitavecchia. Questa è la signora Monaldi. Ora vi saluto a tutti con affetto. Spero di aver per voi la simpatia. Io voglio offrirvi tutto il mio rispetto cantando i versi belli in poesia. Il cuor mi batte forte dentro il petto, per tutti quanti sento nostalgia. Con modi gentili assai cortese io mi presento a voi, Monaldi Agnese. Una signora sì tanto cortese che mi fa certamente tanto onore, e quanto è brava a tutti qui è palese, si vede chiaramente il suo valore. Viene a trovarci tutti nel paese e ad ascoltarla a me mi batte il cuore, che certamente tanto mi onora avere accanto lei, cara signora. Queste son frasi, è vero, assai sognate. Vedi, mi sta scherzando l'emozione. Questa poesia io l'ho calcolate, le frasi l'ho prese all'occasione. Mi ci vorrebbe, sai, ho quasi un frate per darmela, sai, la benedizione. Ma io canto con l'amore e con l'affetto, vi stringo a tutti quanti nel mio petto. Ho già veduto che sei maliziosa, ho veduto mi vuoi tende un tranello, e sei una donna sì tanto preziosa che distinguere sai dal brutto al bello. Con me non devi essere paurosa, perché non vado mai fuori di cervello. Ti voglio bene, ti stringo e ti abbraccio, perché le cose brutte io non le faccio. Di questa arte dell'improvvisazione abbiamo detto che cerchiamo di portarla avanti così come la vecchia tradizione, però è interessante anche sapere che esistono, cioè ci sono delle associazioni culturali che cercano di portare avanti l'improvvisazione dandogli anche altre forme e dandogli altre modalità espressive. La più importante certamente è quella di Francesco Burroni, che c'ha, lui è presidente dell'Alea, che fa i match di improvvisazione teatrale, l'avete visto certamente in televisione, sono stati più volte. Ecco, questa sera però è in veste di improvvisatore, quindi ritorna a vestire appunto gli abiti degli improvvisatori di una volta, e facciamogli fare delle ottave così su questa festa e su questa gente su Pomonte. Un saluto faccio agli astanti, per me è veramente...
veramente un grande onore avere qui accanto, qui davanti, un grande, grandissimo improvvisatore. Tutti i contrasti n'avrei fatti tanti, ha improvvisato, sai, per ore ed ore, ed io un saluto te lo devo e mi considero umilmente un tuo allievo. Ma vedi quante cose ora le abbrevo, perché a cantare mi è venuto a noia, ma insistere un pochino ancora devo, per veder di tagliare la testa al boia. La forza l'ho già persa ed è un trofeo, ma il mondo sotto a me è tutta una gioia. Ma ora, amico, mi sento invecchiato, so come un pesce fuor d'acqua arenato. Il mio capo, vedi, è più pelato. Dunque per te non passano gli anni, tu che hai sempre improvvisato, con la poesia vinto tutti gli affanni. Dunque un grazie ed hai creato, quando improvviso io fo tanti danni. E dunque io ti dico con onore, grazie Ciolli, maestro e professore. Io credo nella fantasia. Io credo nella fantasia. Y me gusta esta sonrisa. E mi piace questa sonrisa. Che me suda la camisa. Che me suda la camisa, caldo. Caldo. Calor, calor, niño. Ah, calor, calor. Ella me habla del calor. Ven, me parla del calor. Pero dígame, señora. Pero dígame, señora. Porque creo que en esta hora. Porque creo que en esta hora. Aquí existe tanto amor. Existe tanto amor. Ese aplauso cerrado. Hoy se abre una esperanza donde existe la confianza que este público me ha dado. A mí mucho me ha gustado escuchar al trovador. Son buenos. Eres la flor que ahora adorna este jardín, el que nunca tiene fin. Eres un cultivador del verso que se improvisa, del verso que ahora germina, del verso que en esta esquina siempre ha llegado deprisa, pero todo es la emoción. La emoción, me están mirando, yo aquí estoy ahora actuando, me sale del corazón, pero tengo la impresión que se ha sanado una herida, de verdad es muy seguida esta presencia de ustedes, y entre estas cuatro paredes creo que se alarga mi vida. Questo anno abbiamo fatto un incontro con gli improvvisatori e abbiamo chiamato anche artisti che vengono da altri paesi, e vorrei che stamattina cercare di approfondire un po' le forme di improvvisazione per capire non soltanto i modi, le modalità con cui si improvvisa, ma per capire anche qual è stata l'origine dell'improvvisazione che ha portato poi in vari paesi a portarsi queste
francesi parlano una lingua, un dialetto che è molto simile alla lingua araba, non può dare sillabe lunghe e brevi, cioè sembrano di essere ritornati al tempo degli antichi romani. Qua invece gli artisti romani e spagnoli hanno una forma di improvvisazione che è molto simile a noi, perché è molto simile alla nostra e alla loro lingua, però mentre noi utilizziamo l'endecasillabo, loro utilizzano l'ottonario, cioè sono forme che derivano dalla metrica latina, mentre la nostra deriva da una forma metrica che ha l'accento sulla seconda, la loro deriva da una forma metrica che ha l'accento sulla prima, se dividiamo in bisillabi, per cui la cosa fa, per capirci, ta-ta, 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 nel mezzo. Relazione, professore di lingua spagnola, però che riguarda, soprattutto basata sul linguaggio ispanico, dell'America ispanoamericano. Un amatore di questa pratica poetica, non un esperto, no? E volevo però parlare delle ragioni di questo interesse che penso e spero possa poi consolidarsi nell'iniziativa legata alla mia università, cioè l'Università di Siena. Però sappiamo che quando queste forme, qualunque forma artistica, anche in altri campi, si chiude in se stessa, diventa poi qualcosa che si va a vedere nei musei. Ecco, l'interesse che credo che anima noi tutti invece è di fare sì che continui a essere una cosa viva. E credo che iniziative come queste siano uno stimolo fondamentale, proprio perché permettono tra l'altro questo confronto tra esperienze diverse, tra forme diverse, tra stili diversi, e quindi alimentano poi la ricerca, l'innovazione. Prima mi è stato presentato un ragazzo di qui, che probabilmente è qui in sala, che mi hanno detto che tratta quest'arte, ecco, io vedo in questo un segno particolarmente positivo, cioè che ci sia da una parte il ricambio generazionale e dall'altra ci sia la capacità di essere in sintonia con i tempi, di accettare la sfida, di non essere soltanto la coltivazione, diciamo, di qualche cosa di arcaico, ma di dimostrare proprio la capacità, se vogliamo usare un'espressione accusata, di accettare la sfida della modernità. Ma accettarla non nel senso di adagiarsi passivamente in quello che ci presenta la modernità, ma dare le risposte dal punto di vista dell'arte attuale, dal punto di vista dell'improvvisazione. Ecco, io credo che queste siano un po' le idee che ci hanno in questa impresa, ma naturalmente per camminare a bisogno soprattutto di chi, dei creatori, di coloro che in questa arte formano. Grazie. Sia molto indicato un personaggio appunto che conosce bene la tradizione abruzzese, la tradizione laziale e la tradizione toscana, che è il professor, in questo caso il direttore di Monte Savino, Calis. Prima di entrare nel merito, io nella mia qualità, come ha ricordato prima Mauro, di decano, se così vogliamo dire, della stampa sostenitrice di questa poesia estemporanea rifiorita in quest'ultimo quindicennio, ecco, vorrei esprimere la mia soddisfazione viva a voi tutti e soprattutto agli organizzatori di questo raduno di Pomonte per la velocità con la quale si stanno condensando dei risultati. Io sono venuto qui l'ultima volta 3 anni fa. Poi il giornale è stato presente perché ho sempre mandato a questa manifestazione un nostro qualificato rappresentante, come voi sapete. Abbiamo pubblicato sul giornale dei reportage molto impegnati, di spessore, credo, non perché lo abbia giudicato io, ma per i riscontri che ho ricevuti tra i lettori e tra coloro che stimano il nostro giornale. Ecco, non credo, perché mi pare di capire che ci siano delle grosse e importanti novità. Ed è vero, sono venuto qui e non sono rimasto deluso, perché questo convegno, cioè questo incontro, in pochissimi anni sta diventando, credo, la cosa più importante in Italia in questa materia. La presenza qui di rappresentanti della cultura ispanica, diciamo di matrice ispanica, linguistica e dei maltesi, peccato
peccato che non ci siano i corsi, che pure erano programmati a venire, ecco, testimonia che questa manifestazione sta diventando una cosa di grande importanza nazionale e forse anche internazionale, perché inserirà, certamente inserirà l'Italia nel grosso circuito della poesia estemporanea, che nel mondo, diciamo, viene rappresentata e ancora praticata per culture autoctone che sono culture vive, come giustamente rilevava prima di me il professor Melis. E a questo punto io, insieme a Elino, vorrei ringraziarvi. Prima di passare la parola per sintetizzare un po' quello che è stato detto da questi amici che vengono fuori al professor Melis, vorrei ringraziarvi, vorrei darvi appuntamento al prossimo anno. Comunque intanto gustiamoci la serata. Forme diverse, una conferma proprio di quello che è stato il nostro punto di partenza questa mattina, cioè il carattere vivo, vitale, attuale di questo esercizio. L'abbiamo sentito nelle parole dell'amico Maltese, dove si sottolineava il rapporto che esiste tra l'esercizio di quest'arte e la cronaca, ma nello stesso tempo la capacità di trasformare la cronaca per poterla porgere a un pubblico popolare. Nell'intervento che ha fatto Antonio sull'esperienza di Murcia, in generale della Spagna, l'aspetto che mi è sembrato più importante proprio in questa direzione è il lavoro prezioso fatto nelle scuole con i bambini. Molto spesso chi ha esperienza di insegnamento viene preso dallo sconforto e fa delle generalizzazioni sbagliate, no? Dicendo che i bambini, i giovani non hanno interessi, ma molto spesso non hanno interessi perché quello che gli viene comunicato è qualcosa di burocratico, qualcosa che non tocca la loro creatività, qualcosa che li invita alla passività, alla sopportazione. In queste esperienze invece noi vediamo che quando i bambini vengono stimolati a un'attività creativa in prima persona si appropriano di questi strumenti e quindi rappresentano poi una grande riserva anche per il futuro, proprio per la continuità e il rinnovamento di quest'area. E infine l'esperienza cubana, che è particolarmente ricca proprio perché quella che è stata per un lungo periodo, come è stato sottolineato, un fenomeno marginale confinato nelle campagne, fortunatamente non è morto quando si è trasformata la società, è diventato forse oggi più urbano che rurale e soprattutto si è diffuso in tutta l'isola, ha percorso, e anche questo è stato un aspetto che tutti hanno sottolineato, cioè questo carattere internazionale, questo carattere universale, questo percorso particolarmente interessante per cui un genere più praticato nei paesi ispanici, che è la strofa chiamata decima, che tra l'altro è abbastanza complicata, devo dire, che richiede, perché c'è quella famoso punto di congiunzione, il quinto e il sesto verso, che sono particolarmente difficili, no? Quello che chiamano il ponte, no? Il puente, no? Il passaggio tra la prima quartina e la seconda quartina. Bene, questi percorsi singolari per cui arriva naturalmente dalla Spagna, come tutta l'America Latina, però poi da Cuba compie un viaggio di ritorno verso l'Europa fermandosi alle Canarie, dove pure si è sviluppato moltissimo questo. E io vorrei aggiungere un'altra cosa che viene fuori chiaramente anche nel libro di Alexis Pimienta, che è anche un altro aspetto importante, è proprio il rapporto che esiste tra l'aspetto colto e quello popolare, perché la decima nasce in Spagna come forma colta. Viene inventata nel 1500, addirittura viene chiamata Spinella da Vicente Spinella, il poeta a cui si attribuisce l'invenzione. Per lungo tempo è presente soprattutto nella grande letteratura spagnola, la letteratura rinascimentale, barocca, nello stesso teatro, il teatro dei grandi autori, Lope de Vega, Calderón de la Barca. In America Latina subisce una trasformazione radicale, perché questo genere così corto, così difficile, diventa il genere per eccellenza dell'arte popolare. Quindi io credo anche questi fenomeni sono importantissimi, anche perché, anche per questa strada, ci danno l'idea della mobilità, della vitalità, di percorsi a volte imprevedibili, e quindi di un'arte che, vorrei ribadire, io credo abbia un grande futuro, come tutti gli amici hanno sottolineato. Giovanna, a esta...
esta persona tan bella, hoy se ha caído una estrella y se ha abierto una ventana. Yo vine desde La Habana a mirar tus cualidades, tan hondas, tan esenciales, por eso es que estoy aquí y por eso ahora a ti yo te doy felicidades. ¡Qué lindo! Pam, 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 pam. Esto es un son cubano. Son puramente cubanos. Guantanamera, Juanita, Guantanamera, Guantanamera, Juanita, Guantanamera. Es algo sensacional esto que hoy aquí ha pasado. Es algo sensacional esto que hoy aquí ha pasado, y yo estoy emocionado, y que viva el festival. Guantanamera, oh, la quiero, Guantanamera, Guantanamera, la quiero, Guantanamera. A mí me gusta esta voz, este que ha estado cantando. A mí me gusta esta voz, este que ha estado cantando. Por eso los voy dejando y ahora yo les digo adiós.